Sì, questo è un protocollo importante che c'è fra ANCI e Confcommercio, è un protocollo che è incentrato su un unico obiettivo, quello del rilancio delle città che nello stesso tempo anche sono contenitori della vita degli uomini, quindi delle attività anche commerciali. Ovviamente il protocollo è stato firmato nel 2015, è stato molto utile per seguire quelli che sono gli andamenti delle politiche anche europee e nazionali sulla rigenerazione delle città e sui fondi destinati a questo obiettivo. Poi è stato integrato nel 2017 con azioni rivolte soprattutto ai comuni terremotati. Io credo che sia opportuno adesso rinnovare questo protocollo con ulteriori integrazioni che possono essere rivolte anche ad una azione di qualificazione delle città attraverso opere di qualità e quindi attraverso l'impiego dei fondi strutturali, ma anche di risorse che sono quelle che vengono fuori dagli strumenti di partenariato pubblico-privato, che possono essere anche con la partecipazione appunto dei privati e dei fondi in azioni di riqualificazione e di rigenerazione del tessuto urbano.